E ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati a Mercenari Chiacchieroni. Siamo su questa top 5 dei 5 film pazzeschi del 2018 con... Joker. Allora, Ritorna. no. Partiamo subito con il numero 5. Con Jumanji. È uscito da pochi giorni, ma comunque fa parte del 2018. Sì, lo attendiamo. Attendiamo molto. Perché cioè, il primo film di Jumanji è stato cioè, bello. E questo Robbie è un Williams. Sequel, non è un remake. È un sequel. Quindi continuerà un po'. E poi è diverso. Cioè, prima era un gioco da tavola, adesso diciamo più come visto dai prima, trailer. Dai, è un videogame, diciamo. Poi c'è The Rock. E poi adesso sei poi, tu che entri nel loro mondo. Cioè, è curiosa sta cosa. È innovativo. È curiosa sta cosa. Poi l'ambientazione sembra molto figa. È figo, Giovanni, sarà figo. Si attende un molto. Gran film. Al quarto posto. Jurassic World 2, il regno distrutto. Distrutto. Non confondo il regno perduto. Vabbè, di che Jurassic World, il primo Jurassic World è stato, cioè, bello, perché... C'erano i dinosauri. Poi in questo ci sarà. Sì, ci sarà tutto. Tutti tenevano il T-Rex, tutti. Vabbè, come vediamo, si ritorna sull'isola del primo Jurassic World e vediamo che c'è il vulcano, come ho visto dai trailer, cioè, si sta preparando un'esplosione che coinvolgerà tutti i dinosauri e tutta l'isola. E quindi sarà figo. Sarà forse figo. L'idea è nuova. E lo sì, sarà più apocalittica. Questo film uscirà a giugno. Poi passiamo però con il numero 3. Black Panther. Allora, questo sarà, cioè, è un nuovo film per la Marvel, perché come vedi, come già abbiamo visto, c'è le come cazzo si chiama? Wakanda. No! Il tipo di okay, Mickey no. Mouse. No. Non mi viene. Le attrezzature di Wakanda, cioè, sono più avanzate rispetto anche alla Stark Tower, perché sì. Wakanda c'è il vibranio, c'è tutto là. E poi quindi vedremo un nuovo mondo, c'è cioè più tecnologie. E poi Black Panther, c'è un figo, c'è da Civil War, c'è l'entrata subito a cazzo, fortissimo, Gesù Cristo. Perché la nostra recensione di Capitana Civil War fuori, non c'è da quindi c'è andatela a vedere, perché se non vedete, andatela a recuperare, perché è epica. Si parla tantissimo là. Sì, ma soprattutto nel film. Sì, ritornando a Black Panther, il film esce a febbraio. Ci aspettiamo molto. Perché sarà un'originalità di film, secondo me. Tipo, e sarà l'ultimo film Marvel prima di Aquaman. Ok. Sì. Adesso al secondo posto. Secondo posto. Abbiamo il mercenario chiacchierone 2, mercenario chiacchierone 2, il ritorno di Deadpool. E vabbè, che dobbiamo, cioè, se non c'era un altro film, Deadpool andava al primo. Sì. Se non c'era un altro film che poi. Ma sì, che. Allora, il primo Deadpool, cioè, allora, se quello non è epico, è di più. Cioè, quel film. È la risata fatta al film. Ma questo film, cioè, poi ci sarà pure Cable. Cable che secondo me. Si prenderanno la parola in una maniera che. Ma poi dai trailer si vede che mamma. Dal primo trailer che prende per il culo la DC. Cioè, Deadpool l'ha presa per il culo proprio la DC. Ma poi c'è. Ma già dai trailer si vede che cioè, sarà figo. Cioè, poi il nostro canale è basato su Deadpool. Vabbè, faremo una recensione che non finisce più. Saremo mezz'ora. E quindi Deadpool è certamente qui non è la serie. Questo film esce a giugno come Jurassic World, ma adesso proviamo. There is a stranger comes from the sea. Arthur Curry, also known as the Aquaman. Manco di cazzo! Cazzo, come il primo film, il primo di atteso è War. Avengers Infinito. Avengers. Vabbè, Infinity War. Che c'è da dire Infinity War? Cioè, il trailer non so quante volte l'ho visto. No. Cioè, ma.
È l'evento definitivo, ma dei film. Cioè, non siamo pronti perché da una parte lo vogliamo vedere, ma da un'altra parte c'è preoccupazione che per qualche per morte, qualche personaggio che non morirà, non in realtà no, morirà, perché se qualcuno morirà per forza, perché... Però direi che una volta che hanno acquistato la Fox, la Marvel, proprio adesso li devono far morire a tutti quanti. Secondo me qualcuno sopra. Qualcuno sì, però qualcuno sì, anche morirà. Che c'è da dire da sto film? Cioè, tutti l'aspettano sto film. È il film del film. Non... Cioè, pure chi non conosce la Marvel si va a vedere sto film. Che Gesù Cristo. Mamma. Vabbè. Poi passiamo qualche honorable mention. Sì, dai, con qualche film che non sta nella top 5, però comunque ci interessa, tipo Aquaman, dai, diamo fiducia a Aquaman, no, già si dice che non è stato una merda proprio, dai, abbiamo dato, quanto abbiamo dato il voto? 7 e mezzo, dai, non è, sta riprendendo, vediamo con Aquaman, se vanno a peggiorare o a migliorare, poi con gli altri film del 2018, niente, questo, era questo, il... No, niente, basta, poi fanno tutti cagare. Sì. No. Ah, Venom. Sì, ah, Venom. Ottobre 2018. Beh, Venom, però, cioè, nel senso della Sony, di Amazing Spider-Man, un po' di merda, un po' di nulla, però sì. Venom è un personaggio che deve essere fatto bene. E poi dovrebbe essere fatto nel Marvel Cinematic Universe. Sì, però Venom è un personaggio che c'è, ti devi impegnare per farlo, perché se... lo abbozzi viene una merda. Sì. Cioè, o lo fai bene o non lo fai proprio. Vediamo che cazzo combinano. Venom, sti qua della merda. Ho grande paura per la Sony. Perché non si vanno a cazzo. Cioè, la Sony fa film. Ma fate solo le console e basta. E basta. E vabbè. Possiamo dire che. Per questi sono i film. E faremo tutte le recensioni su questi film. Come abbiamo detto. Le recensioni non mancheranno. Alternati da giochi. E cose varie, sì, cazzate di varie, forse genere, qualche live, cazzate, ciao, di vario genere. E va, da Mercinari, Chiacchieroni, e tutto. Ciao.